quali allenamenti svolgere per migliorare la velocità, soprattutto serve solamente correre oppure conviene andare in palestra e magari fare delle salite, ce lo racconta Leonardo che ci spiega la sua preparazione sui 100 metri e 200 metri, vorrebbe partecipare al campionato italiano assoluto sui 100 metri, sentiamo cosa ci racconta e poi alla fine una considerazione. Ciao a tutti, sono Leonardo e oggi sono qui per parlarvi di quella che è la mia preparazione per i 100 metri e 200 metri per quest'anno. La mia preparazione è cominciata a metà novembre circa ed è stata un po' dura proprio perché tra l'ultimo periodo gare che andava a settembre fino all'inizio della preparazione mi sono dovuto prendere un periodo di pausa e riprendere con tentativi di allenamenti così impegnativi come quelli che richiedono la prima parte della preparazione è stata un po' dura sia a livello mentale che fisico soprattutto. La mia prima parte della preparazione si svolgeva con circa 8-9 allenamenti a settimana, 3 di palestra, 3-4 di pista e 2 di salite. Sostanzialmente gli allenamenti in pista cambiano dalla prima parte della preparazione rispetto alla fase centrale e poi all'ultima, ma più o meno possono essere sempre simili, diciamo, ovvero un allenamento di lattacido, un allenamento di resistenza alla velocità e un allenamento di tecnica molto intenso con alcune ripetute appunto un po' più brillanti di velocità. Questo nella prima parte della preparazione ovviamente viene un po' meno perché si tende tanto a focalizzarsi un po' più sulla quantità che sulla brillantezza, quindi gli allenamenti di pista consistevano sostanzialmente in alcune prove lunghe, quindi un po' di lattacidi o recuperi brevi. Per noi prove lunghe si intende 400, 300, 250 metri, recuperi brevi come dicevo, quindi non a velocità esagerate, e a un allenamento di velocità però comunque anche lì mettiamo dentro tanti progressivi. Ad esempio quest'anno abbiamo cominciato con 5 per 120 metri progressivi più 5 per 100 metri sempre progressivi proprio per cercare una facilità di corsa e ricercare quelle sensazioni che si hanno mentre corri non a velocità così elevate, di modo che impari sempre meglio ad ascoltare anche quello che è un po' il tuo corpo e a vedere nel dettaglio alcuni movimenti se poi sono da correggere oppure no. Ad un altro allenamento che era un po' più intenso, però comunque con recuperi non troppo elevati, correre 60 metri, 80 metri, 100 metri, 120 metri, 150 metri. Poi si passa all'allenamento di palestra e nella prima parte della preparazione l'allenamento di palestra è sempre molto duro perché è una costruzione generale del corpo con un'attenzione esagerata a tutto il riscaldamento e appunto come dicevo ad ogni parte del corpo e a lavorare tanto sulla forza pura, quindi hai carichi non elevati però anziché fare mezzo squat lavori tanto con uno squat completo, ad esempio 4 serie da 10 colpi con 100 kg alle girate anche con chili abbastanza elevati, quindi 4 serie da 8 con 60 kg per poi andare tutto il lavoro comunque su panca piana, su trazioni e fondamentale su tanti addominali e tanto plank per rinforzare il core. Quest'anno abbiamo lavorato molto anche con la tavoletta per rinforzare le caviglie e facevamo circa 15 minuti di sessione di tavoletta a palestra. Inoltre in questa prima fase avevo anche due allenamenti di salite, due allenamenti molto belli ed erano delle grandi accelerazioni su 30 metri il primo allenamento, mentre il secondo è stato un allenamento duro perché erano delle variazioni su 50 metri, sempre in salita, con dei 20 metri forte, 10 metri piano e 20 metri forte. Recuperi comunque relativamente bassi e l'allenamento che vi garantisco si sentiva. Finito il primo ciclo abbiamo fatto una nostra settimana di scarico e poi abbiamo cominciato anche il secondo ciclo. Il secondo ciclo si è diversificato abbastanza per quanto riguarda il lavoro di palestra, mentre per quanto riguarda quello di pista più o meno le cose sono rimaste invariate, quindi dei lattacidi cambiavano leggermente le distanze e i recuperi più o meno erano quelli, resistenza alla velocità, un po' più di quantità per quanto riguarda la resistenza alla velocità e un po' più brillante si cercava perlomeno, e dopo sempre un allenamento grande di tecnica e anche di tecnica di partenza dal blocco, ad esempio nella seconda fase abbiamo introdotto quella. I lavori in palestra invece sono cambiati un po' più drasticamente perché anziché toccare lo squat completo
abbiamo cominciato a lavorare molto di mezzo squat, però con carichi molto più elevati e anche di girata, girata e slancio in questo caso. Oltre che mantenere sempre tutta la parte fondamentale di addominali e di plank per rinforzare il core e un po' di parte superiore, ma comunque non troppa, ammetto, non troppa parte superiore, il giusto per mantenere e per rinforzare quello che serve, ecco. Gli allenamenti di salita invece anche per questo ciclo sono rimasti, quindi sempre le variazioni di velocità sui 50 metri e sempre le accelerazioni molto aggressive e spinte per i 30 metri in salita. Che, piccola parentesi, è sempre stato il mio elemento preferito, quello in salita. Adesso non è da tanto che abbiamo cominciato a scaricare, giusto per avere una piccola pausa in questo momento che ci sono delle gare indoor da fare, quindi stiamo scaricando leggermente, pur non togliendo comunque determinati giorni dove abbiamo qualche allenamento un po' più intenso e di carico. Anche perché delle indoor ci interessa relativamente poco, le facciamo sostanzialmente per vedere intanto se ci stiamo allenando e stiamo allenando bene. E abbiamo intrapreso la strada giusta e in più anche per staccare un po' la testa da quella che sono sempre gli allenamenti, perché credetemi, è lunga allenarsi solo da questo caso, nel mio caso da novembre fino a maggio, solo allenarsi è dura mentalmente più che fisicamente, quasi più dura mentalmente. E quindi adesso stiamo affrontando questo periodo di gare e io ho ancora in programma altre tre gare per arrivare a fine febbraio circa. E le prendo per divertirmi e al momento ho fatto una gara ed è andata discretamente bene, sono contento. Vuol dire che sto lavorando insieme al mio allenatore bene e posso dire che siamo sulla strada giusta per cercare di far bene. La terza e la quarta fase della preparazione vanno da circa fine febbraio fino a aprile, più o meno, forse anche inizio maggio. E non so ancora, non posso ancora anticiparvi cosa realmente farò, ma vi posso più o meno dire che comunque manterremo sempre un certo lavoro di palestra. Le salite probabilmente le toglieremo del tutto per lasciare un po' più di spazio anche a un allenamento di traino in pista. E poi per gli altri due allenamenti sono sempre dei lattacidi e della gran resistenza alla velocità. Chiaramente tutto più brillante perché comunque con l'andare verso la primavera le temperature si alzano e finalmente si possono fare degli allenamenti più brillanti senza anche aver paura di farsi male. Porteremo fuori tutta questa parte della preparazione post gare indoor per arrivare alla stagione outdoor e cercherò di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato per questo 2024. Ambiziosi, però probabilmente non impossibili. Prenderei davvero spunto da Leonardo per alcuni degli allenamenti che ha raccontato in questo video. Scrivetemi qua sotto quali vorreste sapere nei prossimi giorni. Leonardo li farà. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima.